è proprio il caso di dire, perché parliamo di Coppa America, la più antica competizione del mondo della vela, che si è rimessa a nuovo in realtà con un ritorno al passato. E allora nel prossimo racconto questa rivoluzione, vediamo. Siamo tornati al monoscafo per la prossima Coppa America, non per una questione di vendetta o ripicca nel confronto del catamarano, ma semplicemente è stato un ciclo, adesso era, credo fosse giusto tornare al monoscafo. Arrivano dopo mesi di attesa dalla terra dei kiwi le regole di classe per gli AC 75, le nuove barche che nel 2021 si sfideranno per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Norme e regolamenti voluti dal Defender New Zealand e dalla Challenge of Record Luna Rossa. Monoscafi volanti di quasi 23 metri, capaci di stupire almeno a guardarli per ora nella simulazione virtuale al computer. Imbarcazioni piovra con appendici laterali mobili, simili più al tripode alieno della Guerra dei Mondi che ai tradizionali scafi da regata. Credo che la barca in sé farà una selezione molto naturale delle persone che potranno andare a bordo, perché credo sarà una barca molto che richiederà molto da un punto di vista atletico, fisico e di bravura da un punto di vista velico. Attrezzi che i puristi preferiscono già ribattezzare ironicamente monomarani. Sarà per le due gigantesche appendici mobili laterali zavorrate o per l'ala a T rovesciata del timone centrale. Stratagemmi che dagli 8 nodi di intensità del vento consentiranno di volare sull'acqua come albatros solitari. Sì, perché secondo alcuni ben pensanti addetti ai lavori, con questi mezzi si raggiungono velocità analoghe a quelle dei multiscafi, generando distacchi infiniti. Credo che la finale tra noi e Oracle, la scorsa Coppa America, abbiamo dimostrato che poi gli incontri o gli incroci ravvicinati possono accadere. Noi stiamo già facendo allenamento di match race al simulatore e fa esattamente le stesse cose che fai con una barca convenzionale, solo che lo fai tre volte la velocità di una barca tradizionale, quindi è ancora più, se vuoi, affascinante. Ma se a colpire ancora una volta è il virus del foiling, a mostrare il volto più rivoluzionario è la scelta della mainsail, la vela principale. Niente wing alla rigida né quella tradizionale, ma doppia, due rande parallele inferite nell'albero per sfruttare al meglio la pressione del vento. Prima per alberare un catamarano ci volevano 25 persone, mentre per alberare un albero più o meno convenzionale bastano 3-4 persone. 11 le persone previste a bordo d'equipaggio. Ancora una volta, come sui catamarani, vedremo una sorta di velisti astronauti dotati di casco, coltello e riserva d'aria per affrontare ogni evenienza su mezzi acrobatici che potrebbero superare i 35 nodi di velocità, quasi 60 km orari. La tecnologia negli ultimi 15 anni ha fatto passi da gigante, quindi magari prima dovevamo fare 30 modelli in vasca navale, oggi facciamo migliaia di simulazioni al computer e abbiamo risposte molto più immediate, molto più veloci. Insomma, soffiare nelle acque neozelandesi del Golfo di Auraki ad Auckland, dove si disputerà la 36esima edizione dell'America's Cup, è il vento dell'innovazione, quel battito d'ali del genio, l'ebbrezza dell'invenzione, quella consapevolezza forse di essere davanti a tutti, di voler indicare la strada, ricordando in fondo al resto del mondo che la vela straordinaria della Coppa America è tornata, che la nuova sfida è appena iniziata. Allora, dopo la fortunata stagione del 2017, torna antidoping a partire dall'8 maggio.